La prima guerra mondiale, a dispetto del fatto che ci morirono milioni di persone, è soprattutto una storia di singole persone spesso. Sì, ho cercato nella guerra dei nostri nonni di raccontare la grande guerra attraverso la voce, la testimonianza di chi l'ha fatta. Quindi non attraverso le storie dei generali, ma attraverso le storie dei fanti contadini, i nostri nonni, che sopportarono lungo l'Isonzo prima, lungo il Piave poi, sofferenze che oggi non riusciamo neanche ad immaginare. Però diedero prova di quella forza morale che dovremmo ritrovare anche un po' noi, dentro noi stessi, e riaccendere dentro i nostri figli, perché ogni generazione ha la sua guerra da combattere. 100 anni fa i nostri nonni vinsero la grande guerra, 70 anni fa i nostri padri vinsero la guerra di liberazione, e le nostre madri. Oggi a noi e ai nostri giovani tocca un'altra guerra, contro la sfiducia, la rassegnazione, contro il degrado morale del nostro paese. Per questo è utile salvare la memoria dei fanti della grande guerra, che non ci sono più, e dei resistenti, che sono rimasti pochi, perché accanto ai tanti, troppi cattivi esempi che stiamo dando ai nostri giovani, è bene che sappiano anche che sono esistiti italiani e italiane, tantissime donne, per cui l'Italia era una cosa seria. Fu una guerra, basta pensare alla strada degli eroi, anche di grandi sacrifici dal punto di vista del movimento, della vita di tutti i giorni. Sì, ed è la guerra che segna l'ingresso delle donne sulla scena della storia. Le donne vanno al fronte, crocerossine, portatrici, spie, prostitute, addirittura donne si travestono da uomo per andare a combattere. E poi le donne rimaste a casa mandano avanti il paese, dimostrando di saper fare le stesse cose degli uomini, magari meglio degli uomini. Quando si videro le prime donne guidare tram a Milano, passeggeri maschi rifiutarono di salire nel timore di incidenti. Invece le donne tennero a ritmo la catena di montaggio. L'Italia non avrebbe vinto la grande guerra senza le donne italiane. Non è un caso che sia del 19 la riforma che riconosce alle donne la capacità giuridica. Fino al 1919 le nostre nonne non potevano comprare un trattore o vendere una casa senza la firma del marito del padre, ma siccome avevano mandato avanti il paese non si poteva più negare loro questo diritto, così come non è un caso che sia del 46 il suffragio universale femminile. Le donne possono votare nel 46 perché hanno dato un grande contributo alla riconquista della libertà e della democrazia con la resistenza. E oggi le guerre non sono finite, e spesso si dice che ora le guerre cominciano a causa dell'acqua. Non c'è dubbio che l'acqua sia una delle risorse più preziose in quanto scarsa, e lo sarà sempre di più visto la desertificazione, visto l'aumento della popolazione mondiale. Per questo è importante farne un uso razionale. È una delle grandi questioni aperte della modernità. Il mondo sta cambiando a una velocità esponenziale, crescente. Ci troviamo a affrontare questioni che fino a pochi anni fa ci sembravano scontate, come il governo appunto delle acque, dei fiumi, dei territori, le alluvioni, le siccità. È una grande sfida della modernità che dobbiamo affrontare con una consapevolezza diversa e con un governo globale. Siccome il mondo è diventato globale, ma la politica non è rimasta al passo dell'evoluzione della società, della storia, delle tecnologie, occorre governare in modo globale questi fenomeni, compreso il governo dell'acqua. Non a caso le grandi civiltà sono civiltà idrauliche. La civiltà umana comincia attorno ai fiumi, perché l'uomo si deve organizzare per domare l'acqua dei fiumi. Dobbiamo tornare a quel principio saggio dei nostri antenati. Esiste un Piave oggi nel nostro paese? Non c'è dubbio che anche oggi siamo chiamati a resistere. Io penso che dopo gli anni dell'autofustigazione, anni in cui quasi ci siamo convinti che essere italiani fosse una sfortuna, mentre essere italiani è una grande opportunità, si comincia a sentire il bisogno di ricostruire identità, memoria, radici, valori. E per questo è importante esercitare la memoria legata appunto a queste grandi epopee che sono state la Grande Guerra e la Resistenza, perché la memoria di ieri può tornare utilissima anche oggi.